Abbiamo di nuovo il piacere di avere in Consiglio Comunale il rappresentante della Consulta degli Stranieri, consigliere Ergalato. Benvenuto. Vuole intervenire? Vuole parlare? Ok. Le do il benvenuto a nome di tutto il Consiglio Comunale e buon lavoro. Cominciamo con la trattazione dell'ordine del giorno. Al primo punto, mozione presentata dal consigliere Giacomo Di Capua, avente ad oggetto una sede cittadina a sostegno dell'autismo. Consigliere Di Capua, prego. No, dai, dobbiamo andare tra i banchi del consiglio. Era possibile? Nessuno è intervenuto da lì. Ah, ok. Persisteremo. Buonasera a tutti. Voglio anch'io congratularmi con il nuovo rappresentante della Consulta, lo conosco bene, è una persona che sicuramente ci aiuterà, in particolar modo all'integrazione di tutti i cittadini. Sono sicuro che darà tutto il suo apporto all'amministrazione comunale. Allora, la mozione è una sede cittadina a sostegno dell'autismo. Premesso che in data 6 giugno 2013 in quest'Aula è stato presentato un ordine del giorno di un consigliere comunale di opposizione a questo governo della città in merito alla situazione di disagio personale e familiare di bambini autistici, considerato che questa malattia inizia dall'infanzia, il bambino ha dei comportamenti anomali che si evidenziano con l'incapacità di stringere relazioni esterne. Se non adeguatamente curati, divengono da adulti con disturbi della personalità. Al contrario, se adeguatamente seguiti, recuperano questo deficit. Per quanto sopra detto, impegno il sindaco e la giunta comunale di Corsico ad assegnare una sede a Corsico a titolo gratuito all'associazione Cascina Bianca. Grazie. Interventi, prego. Buonasera a tutti. Allora te lo ricordavo. Intendo da subito entrare nel merito della mozione, rilevando prima di tutto che siamo in completa sintonia con le considerazioni riportate nella premessa di questa mozione, nella premessa delle considerazioni sulla necessità di prevenzione e diagnosi precoce sui disturbi, in particolare per i disturbi che riguardano lo spettro autistico. E come avevo già avuto modo di rispondere anche in un'interrogazione allo scorso Consiglio Comunale, la Regione ha proprio messo l'accento con una delibera l'anno scorso del 2013 e ha destinato proprio su questo tipo di disturbi un finanziamento per la nostra ASL di 509 euro, prevedendo, diciamo, degli interventi dove soggetti qualificati o accreditati potessero svolgere anche un ruolo di case management. 509.000 euro, scusate, per tutta la provincia, e su questo avevamo anche detto che comunque l'ASL ancora non ci aveva dato notizia di quali soggetti fossero accreditati o meno, e siamo infatti in attesa di sapere come l'ASL, che ha, diciamo, la titolarità nello sviluppare questo tipo di interventi,
possa quindi concretizzare e dare, diciamo, anche un sollievo, una risposta alle famiglie, soprattutto diciamo per i bambini più piccoli. Detto questo, però entrando, diciamo, in quello che è la richiesta, voglio anche aggiungere un'altra cosa, che in questo mese, siccome sta uscendo la Fondazione Cariplo, ha emesso un bando dove i territori possono partecipare. Questo distretto sta lavorando, è una cosa degli ultimi 10 giorni, per concretizzare proprio sul campo della disabilità una possibile progettazione sul territorio, che non è chiaramente su Corsico, ma sul territorio esteso del distretto. Quindi è in fase, diciamo, di elaborazione, e sarà fatto poi in sinergia anche con enti vari, le associazioni, il terzo, il quarto settore, ma anche con le famiglie. Diciamo, l'idea è quella di andare a ripensare i servizi anche in termini di riprogettazione degli interventi. Detto questo, invece, entrando nel merito della mozione, voglio precisare una cosa. Allora, innanzitutto, Cascina Bianca non è un'associazione, ma è una cooperativa. Non è una cosa secondaria, quindi un'associazione vede prevalentemente l'attività, diciamo, di volontari per effettuare interventi anche con gli scopi che attraverso lo statuto si prefigge. Una cooperativa in genere è un'impresa a tutti gli effetti. Seconda cosa, Cascina Bianca è un soggetto accreditato da noi per tutto il territorio per attività di assistenza domiciliare disabili, come altri soggetti, altre cooperative. Terzo, Cascina Bianca ha in atto una sperimentazione per conto proprio, che è finanziata sperimentalmente con interventi educativi, riabilitativi, diciamo, per soggetti autistici, e è finanziato questo progetto solo fino a giugno, e ha sede a Cesano Boscone, come è stato detto già un anno fa. Quindi noi non sappiamo, e non è una struttura, quindi un centro diurno, cioè una struttura accreditata a tutti gli effetti. Noi non sappiamo quale sarà l'esito di questa sperimentazione, né se avrà la forza di andare avanti o se sarà riconosciuto. Quindi volevo solo dare questi elementi di chiarezza, non perché non ci sia sensibilità al tema, anzi, è un tema che ci sta a cuore. Ci sta a cuore come, non solo come comune, pensiamo che quindi tutte le attività, diciamo, promozionali su questo tema, che possono da una parte acquisire finanziamenti, dall'altro strutturare interventi per dare risposte sia precoci alle famiglie, sia anche sul tema ben altrettanto importante del dopo di noi, che sappiamo è anche un tema che interessa anche i soggetti adulti. Quindi questo tema è sicuramente all'attenzione e è uno sforzo, diciamo, non solo di indirizzo politico, amministrativo, ma anche tecnico, quindi andando a cercare fondi, andare a cercare finanziamenti. Questo tipo però di attività, diciamo, che è ancora sperimentale, quindi lo dice la parola stessa, se è una sperimentazione non sappiamo se avrà le gambe per stare in piedi o no a Cesano, dove Cesano ha una sede, diciamo, ci sembra anche sufficientemente vicina e da sostenere dove è, se parliamo appunto di attività di impresa fatta da questa cooperativa. Prego. Provo io a rompere il ghiaccio per questa mozione. Sinceramente
ero preoccupato stasera. Ero preoccupato perché dopo tutto quello che è accaduto nell'altro consiglio comunale, dove alcune mie mozioni sono state dichiarate faziose, no? Dove un'altra mozione fatta si è chiesto ancora la sospensiva e si parlava di disabilità, sinceramente stasera avevo paura che anche questa era faziosa e quindi si doveva chiudere a tutto andare. Sono contento. Sono contento anche di quello che ha detto la dottoressa Longo, che non è uscita dall'aula, quantomeno è rimasto qui. Sono contento anche di quello che ho sentito, dottoressa Longo. Credo per la prima volta, e scusatemi se magari sbaglio, che la Fondazione Caripro si occupa con un bando dei bambini disabili. In generale, sì. In generale. Vabbè. No, perché fino ad oggi, dottoressa, fino ad oggi, dottoressa, ne abbiamo visto solo che si è occupato di Terradeo, di altre cose, no? Però lasciamo stare Terradeo, buon mercato, tutto questo. Però sono felice di questa cosa qui. Certo, io parlo di Casa Bianca perché non molto tempo fa, neanche 7-8 mesi fa, perché questa mozione e dall'anno scorso, da maggio dell'anno scorso, quasi un anno fa. Sono a Casa Bianca, per la prima volta ne ho sentito parlare proprio su una mozione del signor Valastro. Del consigliere Valastro. Ne ho sentito parlare. Mi ricordo bene quella serata. Fu una serata che mi rimase un pugno nello stomaco quando ho sentito certe dichiarazioni. Però ho voluto approfondire perché erano prima i bambini che andavano in questo momento portati a conoscenza con quanto sto chiedendo, perché tutto il resto con la politica non c'entra un tubo, non c'entra un tubo quando è davanti ai bambini che hanno dei grossi problemi. Non esistono maglie, non esistono appartenenze, non esiste opposizione, non esiste maggioranza. No? Speriamo che quella mozione venga portata a termine, quella della disabilità. No? Io ammetto, bisogna anche avere questa capacità, molti di voi non ce l'hanno, ammetto di non essere a conoscenza che la Casa Bianca non è un'associazione ma una cooperativa, lo ammetto, non c'è nulla di male, bisogna avere questa capacità anche di ammettere a volte le cose, molti di voi non è così. Però io sto chiedendo una sede che la gestisca Casa Bianca, che la gestisca Pontirolo, che la gestisca un altro. Io sto chiedendo una sede cittadina. No, in questa sede noi dobbiamo cercare di portare, se non sbaglio era quello che chiedeva Valastro, di portare, non la sede, però parlava appunto di questo, di tenere insieme i bambini con le loro famiglie e avere la possibilità di stare all'interno di una struttura. Non che si devono vedere fuori a un bar o robe varie. Quindi è questo che io sto chiedendo questa sera a questo consiglio comunale. Posso? Sto parlando con lei. Allora non mi interrompa, se non sto parlando con me non mi interrompa, per piacere. Allora quanto sto dicendo è una sede cittadina. Non sto chiedendo altro, abbiamo molte sedi, noi regaliamo, diamo delle sedi gratuite, no? Ho scoperto delle delibere che in Piazza Europa abbiamo concesso come magazzino il vecchio CAG, dopo che abbiamo dato all'associazione che opera lì tutto da gestire, se non sbaglio gli abbiamo dato quello. Beh, non è un posto dove possiamo mettere in attesa della vendita, tutto, di mettere lì un'associazione? Cioè, sto dicendo qualche cosa che non va bene? È una richiesta faziosa? Non mi sembra. Allora io invito voi tutti a cercare di aiutarmi, di aiutare questi bambini, non aiutare me, aiutare questi bambini.
affinché possano trovarsi e piano piano andiamo a verificare quali sono le loro esigenze. Può essere nascere un'associazione, no? Può nascere un'associazione di volontariato, non tutti sono Luis, no? Che spendono 11.000 euro di gas, questi non spenderebbero sicuramente niente, sicuramente un po' di luce. Quello che serve è quattro sedi da mettere lì. No, regaliamo, cioè diamo, facciamo gli allestimenti e diamo sedi a tutti e tavoli a tutti e poi paghiamo 5 euro un gnocco fritto. Dico, per l'amor di Dio, aiutate questi bambini, perché questo è questa mozione, brevissima. Non c'è nulla che va oltre, brevissima. Ci ho tenuto a precisare che Casa Bianca l'ho scoperta dal signor Valastro, dal consigliere Valastro. Sono andato sul loro sito, una responsabile mi ha telefonata, tutta preoccupata. Signore, stia tranquillo, non sto chiedendo niente. Lei continua a operare tranquillamente a Corsico per il bene della città. Quindi io ho chiuso l'intervento, non parlo più di questa cosa qui. Attendo soltanto che il vostro cuore oggi non sia un cuore spezzato, sia dia almeno una possibilità a questi bambini di restare insieme con i loro genitori. Li aiuterebbe tantissimo, grazie. Altri? Consigliere. Buonasera. Il problema non è di avere una sedia, ossia la scatola vuota. Preferisco avere tante cose da mettere dentro e non trovare la scatola. Se io ho una sedia e non ho una gestione, non ho il tramite tra la famiglia, perché il bambino fa parte della famiglia in cui viene cresciuto, quindi il problema è dare un supporto in principio al genitore che gestisce il bambino, perché il migliore educatore di un bambino autistico è la propria famiglia. Quindi bisogna dare l'input alla famiglia, educarla la famiglia ad avere un bambino autistico, ma non tanto educarla nel modo in cui gestire questo bambino, ma dargli supporti che servono per la gestione di questi bambini, perché ricordate, è una malattia in cui, come ho detto altre volte, non si vede questa malattia perché il bambino è bello, ha la normalità del bambino, scusatemi i termini un po' così normali, ecco, ma è il comportamento che è anomalo, e quindi il comportamento anomalo deve essere, diciamo, portato alla quotidianità, cioè a poter svolgere tutte quelle funzioni quotidiane che sono il vivere civile, il vivere normale, insomma. E quindi questo supporto dobbiamo dare in principio ai genitori, e poi, cioè anche perché le associazioni sono, a mio avviso, sono delle forme di ghettizzazione. La migliore associazione è quella che non c'è, è quella che prende il bambino per mano, prendono i ragazzi e li portano in giro, cioè non è avere una sede, la sede non ci deve essere, ci deve essere le persone che aiutano a trovare il miglior modo per la gestione di questi bambini e far sì che questi bambini abbiano un supporto il più completo possibile. Quindi un supporto dello psicologo, del logopedista, magari del fisioterapista e tutte queste componenti. Quindi avere un luogo vuol dire non avere il luogo in sé per sé, ma avere un gruppo di persone che aiutano la famiglia nella gestione del bambino autistico. Perché quando quando una famiglia vede che il bambino, spero, perché ci sono delle famiglie che si accorgono che il ragazzo è autistico a 10-12 anni, quando si è perso un'enormità di tempo
e quindi quel tempo lì non viene più recuperato, no? Nell'autismo non si guarisce ma si migliora molto, e quindi questi supporti devono essere dati dal principio, di quando si vede che il bambino ha questa problematica. Ma tutte le componenti che devono aiutare la famiglia e nello stesso tempo il bambino devono essere devono compartecipare alla formazione della famiglia. Come ho detto, non è tanto l'associazione, non serve a niente, serve invece dare dell'aiuto alle famiglie, dai vari componenti, dalla loro specificità di intervento, come dico lo psicologo, il logopedista, il fisioterapista e altre persone, insomma, altri soggetti. Quindi il problema non è tanto avere un'associazione, un luogo dove ritrovarsi, perché i ragazzi migliorano se stanno con quelli che hanno da dare qualcosa. Se i ragazzi, se io faccio uno sport e sto con i mediocri, sarò sempre un mediocre, ma se gioco con quelli che giocano meglio di me, imparerò qualcosa di più, no? E quindi bisogna far sì che chi ha un handicap non sia ghettizzato, ma esca, vada in giro, si faccia il mazzo, si faccia i suoi problemi, perché i problemi non sono i ragazzi quando vanno in giro da soli o accompagnati, è la cornice che dà problemi, perché il ragazzo autistico, se gli si insegna a prendere la metropolitana per andare in un certo luogo, lui ci va assolutamente. La problematica sono gli esterni che vanno a rompergli le balle, scusate il termine, capito? Non è tanto lui, il problema sono gli altri, non sono i ragazzi autistici in questo caso. Quindi però bisogna dargli tutte quelle funzioni per poter far sì che la problematica autistica non sia proprio una problematica, ma sia una funzione di miglioramento. Quindi poter dargli quei supporti, in principio alla famiglia come ho detto, e poi al soggetto, per poter far sì che si migliori cammin facendo. Quindi un discorso, il problema poi nasce all'inizio per dare dei supporti reali alla famiglia. Quindi avere una casa dove, se in questa casa c'è chi dà una mano, allora sì che va bene, ma basta una scrivania, non serve una sede, serve una scrivania dove ci sia una persona competente che sappia gestire, ma non solo l'autismo, qualsiasi funzione di handicap purtroppo che ci sono in giro, perché tante associazioni, a mio avviso, fanno solo confusione, perché l'handicap, specialmente quello psichico, è molto difficile da gestire, perché l'handicap fisico uno sa dove andare, in qualche maniera ci va. Il problema psichico è molto più grave, è molto meno gestibile. Perché? Perché si ha a che fare con un soggetto che non è logico, e quindi il problema è proprio affrontare questa funzione non logica. E quindi poter dare un supporto di persone capaci, che persone che possono indicare la strada, come detto in principio alla famiglia, e cammin facendo al soggetto. Quindi il problema era proprio trovare una figura o una serie di figure di supporto all'handicap, ma qualsiasi sia, perché l'autismo è tutto e niente, perché nell'autismo ci si butta dentro di tutto, le psicosi precoce, l'autismo è una malattia a 360 gradi, ci sono autistici che hanno una funzione grave, cioè che hanno dei problemi gravi, altri che hanno dei problemi solo parzialmente, quindi è una funzione in cui chi assolve a funzioni di supporto deve veramente conoscere anche il soggetto, e quindi avere a che fare con delle persone, come dico, capaci. Non è tanto il discorso della scatola vuota, è vedere cosa ci si mette dentro in questa scatola vuota, quindi delle persone che
che sappiano in primo luogo indicare la strada da seguire. Questo, a mio avviso, è la funzione di un buon supporto alla famiglia in primo luogo e poi al soggetto. Grazie. Grazie. Altri? Consigliere Pasquini. Grazie Presidente, buonasera. Sì, io concordo perfettamente dal mio punto di vista, direi quasi professionale, con tutto quello che è stato detto adesso dal consigliere Pilenghi, che giustifica un po' anche il fatto che questa mozione, così come viene presentata, in questo momento non sia accoglibile. È stato molto suggestivo il collega Di Capua nel descrivere questi poveri bambini con le loro famiglie, ma ecco, non è una situazione così disastrata a cui noi dobbiamo porre un rimedio, ma è una situazione, come giustamente veniva sottolineato dal consigliere Pilenghi, in cui un bambino che viene diagnosticato con sindrome di autismo deve essere precocemente accompagnato e, secondo proprio quelli che sono i protocolli di intervento, la prima cosa è la presa in carico della famiglia e poi un lavoro di rete, cioè un lavoro in cui la famiglia venga supportata insieme anche alla scuola, insieme all'extra scuola, insieme ai punti di aggregazione, eccetera. Quindi un lavoro di rete, che vuol dire che non può essere delegato a un unico soggetto, qualunque questo unico soggetto sia. Credo che il lavoro che la zona, i comuni della zona stanno facendo nella raccolta dei bisogni e nella possibilità di una riprogettazione dei servizi a livello zonale proprio rispetto ai bisogni della disabilità e a largo raggio, con attenzione naturalmente anche all'autismo, sia la risposta più adeguata in questo momento. Cioè la risposta è: ci si sta lavorando proprio in un'ottica di lavoro di rete, quindi non con una risposta univoca, qualunque sia questa associazione cooperativa che per lei, ma rispetto proprio non tanto neanche ad avere l'unica sede, ma quanto fare un progetto complessivo di supporto anche alla famiglia. Grazie. Altri? Consigliere Palastro. Grazie Presidente. Veramente la mia intenzione era quella di non intervenire, però siccome Di Capua è rimasto soddisfatto dalla risposta dell'assessore, e viene per conseguenza che sono costretto a intervenire. Perché vedete, sulla sensibilità in un modo particolare dell'assessore me l'ha dimostrato già da quando ho presentato la mia mozione, e devo dire che effettivamente è stata una persona squisita, sensibile e tutto. Però stasera mi sembra di aver capito una sola cosa, che quello che si sta muovendo è l'ASL, che quello che si è mosso è la Regione Lombardia a stanziare un tot soldi, e che molto probabile si sta muovendo la Fondazione Cariplo con altri enti, no? Per vedere, per fare un progetto, eccetera. Ma all'epoca la mia domanda era: il comune di Corsico ha fatto un progetto a distanza di un anno e mezzo? Che cosa ha fatto? Questa è la domanda che presumo che il consigliere Di Capua si pone, visto e considerato che mi ha citato, eccetera. Noi signori stiamo discutendo di una cosa di oltre un anno e mezzo, che ho presentato io un'interrogazione, una mozione, adesso non mi ricordo perché è passato tanto tempo, eccetera. Dove sollecitavo l'interessamento da parte di questo consiglio comunale, che lo ritengo un consiglio comunale sensibile in un modo particolare di questo problema. Però a sua volta, a distanza di un anno e mezzo, noi ci troviamo come consiglio comunale, non sto facendo
un rimprovero alla giunta eccetera, ma sto parlando del consiglio comunale in genere, senza un progetto, senza niente. Aspettiamo che l'ASL si muova, aspettiamo, grazie alla fondazione Caripro con gli altri enti eccetera che presentano dei progetti, ma noi consiglio comunale che cosa abbiamo fatto? Ecco, questo voglio sapere. Cioè l'amministrazione comunale di Corsico quale iniziativa ha preso, quale progetto sta portando avanti in merito a questo problema? Cioè a me non basta che l'ASL si muove, a me non basta che la fondazione Cariplo si muove, ma noi come consiglio comunale che cosa stiamo facendo, che progetto stiamo portando avanti? Ecco, desidero una risposta di questo tipo, cioè non che deleghiamo gli altri a risolvere il problema. Il problema esiste e il consiglio comunale ha il dovere di, non dico di risolverlo, ma almeno di mettere una pezza. Grazie. Altri? Non so, altri interventi? Passiamo alla fase delle repliche. Assessore. Oh, mi scuso se forse inizialmente non sono espressa male. Allora, ricapitolo. Allora, prima di tutto sono d'accordissimo con quanto diceva Bilenghi. Non abbiamo bisogno di scatole vuote. Per qualsiasi associazione che si occupi di disabilità, in particolare di bambini, e credo anche che l'atteggiamento per essere costruttivo sia proprio quello invece di andare a incrociare quelli che sono i bisogni. Noi abbiamo fatto una prima analisi ad esempio sul territorio dei comuni, perché sappiamo che noi lavoriamo in rete con gli altri comuni, non ha senso che ogni comune abbia il suo centro, abbia la sua unica sede. Centri diurni sulla disabilità ce n'è uno a Trezzano, noi abbiamo CSE sul nostro territorio, ce n'è uno a Vucinasco, e a Cesano c'è la Sacra Famiglia che ha diversi centri diurni, e Cascina Bianca è uno dei soggetti che per anni ha lavorato a livello di piano di zona come altri soggetti. Ha scelto quindi poi di sperimentarsi su questa fascia d'età. Ripeto, è una fase sperimentale e noi come piano di zona, e nel piano di zona ricordo a proposito di progetti che è presente anche esponenti del terzo settore e quindi come tale portano le esigenze e le istanze sui vari temi. Anziani, sulla disabilità è stato proprio portato e scelto, a proposito della Fondazione Caripro, e su questo appunto mi sono espressa male, perché la Fondazione Caripro fa dei bandi per i territori, cioè mette a disposizione dei fondi, ha deciso in quest'ultimo bando di dire il bando è così fatto, dice i territori: cominciate voi ad avere delle idee e di scegliere i temi sui quali volete intervenire collettivamente come soggetti, non solo come enti locali. Allora, la scelta del nostro piano di zona, quindi i sei comuni che ne fanno parte, con l'ASL e con gli altri soggetti che siedono al tavolo del piano di zona, è stato scelto proprio il tema della disabilità, ben sapendo che è uno dei temi, diciamo, più sensibili e anche quello che ha comportato nelle scelte di pianificazione, tra l'altro dei fondi che aveva a disposizione dalla regione, e dove ha investito più denaro rispetto, che so io, all'area della marginalità, all'area dei minori o altre aree. Quindi i comuni insieme hanno deciso i fondi che dava la regione di destinarli in questi anni, in questi ultimi tre anni, principalmente o massimamente sul tema della disabilità, sapendo che appunto è un tema sul quale trova tutti i comuni
e che comporta risorse, ben sapendo che le risorse diminuiscono anche da parte regionale. Ribadisco che sul tema sull'autismo la Regione Lombardia per la nostra ASL aveva definito l'anno scorso, quando approvò il bilancio, 800.000 euro. Adesso, cioè a fine dell'anno, disse ce ne sono solo 500.000 per il vostro territorio. Quindi già la Regione, nella definizione dei fondi a disposizione, ha detto ne ho meno, ne metto meno e li do in forma di voucher. Non l'avete speso, non metto meno. No, non l'abbiamo, non noi, è la Regione che non dei fondi per la non autosufficienza. Quindi questi fondi hanno un... Allora, è su questo punto che il nostro territorio si è detto come facciamo a recuperare altro denaro. Quello che stiamo dicendo è che stiamo cercando di noi fare un progetto, quindi decisori politici, i tecnici, per cominciare a rivedere il sistema che sembra ancora frammentato. Perché rispetto a quello che diceva Pilenghi, uno dei problemi è che se io ho bisogno di una risposta, magari la famiglia deve muoversi da sola, se ad esempio ho un bambino autistico, comincia ad andare dal neuropsichiatra, poi va dal logopedista, poi magari gli dice vai in questo centro se c'è la possibilità di accesso, perché non per tutti c'è accesso, perché magari non ha l'età giusta, e Milano è pieno di questi, il problema è avere di questi servizi, il problema invece è avere un accompagnamento molto più diciamo duraturo, ecco il cosiddetto case manager, cioè chi accompagna un arco di vita più lungo, prima sulla famiglia per i bambini piccoli e poi quando diventano più adulti, che possa essere un'azione molto più mirata in base alle fasi evolutive della persona, diciamo, con questi problemi. Quindi che progetto abbiamo avuto noi come Corsico? Io vi posso dire quello che è stato il progetto che come comune di Corsico noi abbiamo fatto cerchiamo di portare avanti, non come Corsico, come comuni che partecipano al piano di zona e quindi con gli altri comuni. Cascina Bianca in questo momento è una risorsa, ha questa sperimentazione che si chiuderà a giugno e noi non sappiamo se poi proseguirà con i finanziamenti regionali che in questo momento ha a disposizione. Parzialmente in questo momento le famiglie che si servono, diciamo, di Cascina Bianca, che sono interventi specifici e non è quindi una sede qualunque, è una sede che deve avere caratteristiche particolari, degli ambulatori particolari, dei luoghi particolari dove svolgere delle attività, quindi non è una sede, una delle tante che ha il comune di Corsico, una stanza o è un'altra cosa. Può darsi che ci siano delle scrivanie dove, come dice Pilenghi, ci sono anche dei posti, dei luoghi dove i bambini possono manipolare, possono fare delle cose, quindi dei luoghi adatti, non dei luoghi qualunque. E pensiamo che questa sede comunque è stata individuata in Cesano. E perché dobbiamo moltiplicarla per altri 5 comuni? Se ancora non sappiamo se quella sede è una sede adatta e se soprattutto ha i professionisti giusti di cui parlava prima Pilenghi. Quindi in questo momento, diciamo, non siamo fermi, stiamo progettando per portare a casa più soldi, stiamo cercando certamente anche con l'ASL, che ha la titolarità dei suoi interventi, perché sull'autismo, ribadisco, è un intervento sociosanitario, quindi il comune fa la sua parte, l'ASL deve fare la sua parte, perché un fisioterapista, uno psicologo eccetera dipendono da enti sanitari, non da enti comunali, quindi noi dobbiamo mettere insieme queste parti e dobbiamo soprattutto potenziare la capacità di questi professionisti, del case manager, cioè di questa capacità di accompagnare la famiglia sull'arco della vita, nello stesso, diciamo, nel modo in cui l'ha descritto molto bene Pilenghi. Questo è lo sforzo che noi stiamo facendo in questo momento. Quindi
anch'io penso che in questo momento questa mozione, cioè andare a individuare una scatola vuota, avremo una scatola vuota, non avremo altro. A me perché un bel gruppo, prego. Parla per quale gruppo? Vedete che è un del gruppo. Una domanda. Scusami, faccio solo una domanda, evito qualsiasi considerazione visto che ho rubato già il tempo alla replica. Posso sapere se questa cooperativa ha fatto domanda per avere una sede sul territorio di Corsico? Grazie. A noi non risulta. No, va bene che lei lo sia prendi, però a nome di un gruppo. Gruppo misto. È il gruppo misto, lei è il consiglio di lei. No, il problema di fondo. È che bisogna avere un bel corpo, nel senso, io vedo stiamo facendo, stiamo lavorando, ma se ci stiamo lavorando, stiamo perdendo l'occasione di portare a casa dei soldi. Se invece, e io sono dell'opinione, come ho detto anche a poi più volte a Marco Papa, di far lavorare il gruppo dei comuni, mi sfugge il nome, di l'Unione di Zona, no? Se noi avessimo un più forti piani di zona, avremmo delle persone più preparate all'interno che con la loro capacità portano a casa più soldi dalle varie elargizioni, regione, o fondazioni o quello che sia. Se noi ogni volta lavoriamo per la singola per le singola tranche, ora che stiamo lavorando abbiamo perso il treno. Se noi avessimo invece un piano di zona capace, forte, che tutti, sbaglio, sono 6 comuni, giusto? No? Avessero le idee chiare sul tipo handicap, perché il fatto, l'amico Giacomo dice un'associazione, questo non è una cosa, è lo spunto per poterci lavorare intorno a quello che ha proposto il Giacomo. E quindi far lavorare il piano di zona è solamente una cosa messa là che ci serve a volte. No, allora prendiamo per le orecchie tutti i 6 sindaci, nel senso lato, Maria, e diciamo, cominciamo a far lavorare i piani di zona. E facciamolo crescere, facciamoli fare una bella squadra dove ci siano le varie persone che hanno la loro specificità su determinati, perché tante associazioni sono spezzettate e poi si perdono via, perché perdono la funzione di squadra capace e forte. Perché? Perché una squadra è capace e forte quando ci sono tanti elementi di una certa portata. Quando ci sono più associazioni, io la penso così, e poi magari altri pensano in un'altra maniera, quindi indovina la critica. Ma io sono dell'opinione che un'associazione unica che raggruppi il discorso etnica possa avere più valenza e più forza, perché picchierebbe il pugno sul tavolo con molta più potenza, con molta più vigore. E quindi, visto che è così che si ragiona in Italia, porteremo a casa più sostanza e nello stesso tempo con più forza intorno a tutti e 6 comuni, perché effettivamente adesso come adesso c'è anche la funzione di zona che è da portare avanti, non solamente il discorso comunale di zona del comune di Corso e via, ma portare a casa far sì che un'associazione per l'etica sia la funzione vitale di tutti e 6 comuni, non solamente del comune di Corso, perché l'etica non ha un recinto in cui stare e anche dove portare i bambini per giocare. Il posto migliore per portare i bambini che abbiano handicap o non hanno è il parco giochi, e quindi in questo parco giochi ci devono andare tutti, non solamente nel posto in cui ci sono le associazioni per i bambini disabili, no, assolutamente tutte le funzioni, dove si
dove c'è gioco ci devono essere, ci devono stare i bambini, dove c'è spettacolo magari ci possono essere tutti quelle altre persone che siano con handicap o senza handicap. Grazie. Altri? Allora, effettivamente è vero, assessore, quello che ha detto Pilenghi è stato chiarissimo, è stato bravo a esporre il problema, ma presumo che tutti i 30 consiglieri la pensano come Pilenghi. I problemi sono quelli, cioè Pilenghi l'ha detto, ma gli altri l'hanno pensato. Però a sua volta le rimarco solo questo. Lei giustamente ha detto, io lo sapevo, però lei l'ha rimarcato, cioè proprio per onestà intellettuale che la contraddistingue su questo, cioè che la Regione Lombardia aveva stanziato 800.000 euro. Questi 800.000 euro non sono stati spesi, per il semplice motivo perché per mancanza di progetti. Adesso è arrivata una sovvenzione di 500.000. Adesso hanno messo a disposizione 500.000 euro, no? Viene per conseguenza che se noi non ci muoviamo, no? Automaticamente non presentiamo dei determinati progetti, è logico che non noi soffriamo di questi soldi. Nel tempo stesso vorrei rimarcare ancora una volta, ma già l'avevo fatto precedentemente all'epoca della presentazione di quella famosa mozione, che io in quella mozione ho cambiato soltanto Cesano Boscone, ho messo Corsico ed è stata presentata di sana pianta, le dico questo per il semplice motivo perché quella di Cesano l'ho fatta io e quindi viene per conseguenza che poi l'ho presentata a Corsico. Di sana pianta è stata presentata a Corsico, mentre a Cesano Boscone è stata approvata ad unanimità, il comune di Corsico l'ha bocciata, quindi con tutta la manifestazione di solidarietà eccetera, no? Nel tempo stesso devo dire grazie al vice sindaco Lidia Di Giuseppe che ha preso a cuore questo problema e Cesano ha avuto la sua struttura e Cesano è partita, cosa che noi, sto parlando di un esponente di primo piano del PD, non è che sto parlando di un personaggio del centrodestra, cioè, cosa che noi qua a Corsico come amministrazione comunale, e mi rammarica questo, no? Non abbiamo fatto niente fino adesso, cioè ci appelliamo sempre con l'unione dei comuni, il piano di zona eccetera, ma noi che siamo stati sempre i primi, e questo ne dobbiamo fare un vanto, forse ne facevamo un vanto, adesso un po' meno, ma non è che è merito, non è che è demerito della Giunta Ferrucci, per l'amor di Dio, però cioè, ci sono state tante cose eccetera che hanno determinato il fatto che mentre prima eravamo i primi, adesso siamo sempre gli ultimi. Cioè, non facciamo niente di questo, i problemi li riconosciamo tutti, però nel tempo stesso non ci muoviamo, non progettiamo, è questo che manca a questo Consiglio Comunale. Grazie. La sua mozione però, se non ricordo male, fu approvata, non è stata respinta dal Consiglio Comunale di Corsico. Sì, come in tutte le cose, e poi non sono portate, non vengono portate a mano. No, Presidente, io me l'aspettavo questa, no? E come in tutte le cose, no? Ci laviamo la faccia e poi nel tempo stesso rimane. Cioè, era solo una correzione, è stata accettata, certo. Non è vero, è stata approvata. Sindaca, se lei ha notato, io ho parlato di Consiglio Comunale, non gli ho fatto una pecca a lei, cioè come giunta, le sto dicendo, io sto parlando come Consiglio Comunale, sto facendo i complimenti alla sindaca, non posso microfonare, no? No, cioè, le sto dicendo
per essere delicato, non vi ho fatto una colpa a voi come giunta. Ho detto tutto il Consiglio Comunale, mi sono assunto anch'io le mie responsabilità, che dopo un anno e mezzo non sono ritornato nel problema. Però con Di Capo ne avevamo parlato e diceva: Michele, adesso la presento, eccetera, come infatti l'ha presentata. Però vedo che a distanza di un anno e mezzo ancora siamo punte da capo. Quando Maggisano mi dice: Michele, è stata approvata, ho capito, ma il risultato qual è? E questo è più grave. E questo è grave. Qual è il risultato? Mentre Cesano si è mosso, hanno creato la struttura, eccetera. E poi non è vero che la struttura non serve. La struttura serve anche come punto di incontro dei genitori per scambiarsi le varie opinioni. Ma la struttura serve anche. Cioè proprio come... come sale riunione, come confrontarsi i genitori. Il problema, sì, ce l'hanno i bambini, ma anche le famiglie in un modo particolare, che devono gestire questi bambini. Grazie. Altri sempre per replica, uno per gruppo avete diritto, ecco. Consigliere Di Capo. Devo, sono d'accordo su quanto ha detto il consigliere Valastro, non sono d'accordo, se mi è permesso essere d'accordo, con la signora Pasquini. Capisco l'intervento, chi meglio di lui sa i problemi di Pilenghi, che quando parla di questi problemi mi dà molti insegnamenti, perché vive questa realtà, e quindi accetto quello che dice il signor Pilenghi, l'amico Pilenghi. Non posso accettare quello che dice la signora Pasquini, perché se ho ben capito lei parla di esperienza. Ma quando noi dobbiamo parlare di esperienze, dobbiamo metterci con tutto quello che abbiamo davanti a una famiglia. Cioè l'esperienza, che esperienza? Cioè, quale esperienza? Fatemi capire. Qui l'unico che può parlare di esperienza sono altre persone che hanno dei problemi. Cioè, che esperienza? Cioè, si boccia a priori una mozione che, oggi come oggi, da quello che abbiamo capito, un anno e mezzo fa è stato approvato in Consiglio Comunale. Oggi il Presidente fa un intervento dove dice a Valastro: no, Valastro, è stato approvato quello, no? Ma probabilmente approvato un conto, ma mettere in atto è un altro conto. È come quando abbiamo fatto la commissione di controllo analogo. Anche il Consiglio Comunale è stato approvato. Avete visto qualche cosa? Allora, io vi dico, andate a vedere. Tutto quanto è stato portato in Consiglio Comunale è stato approvato. Se poi è stato fatto qualche cosa. Nel caso specifico dei bambini... No, il signor Valastro, il consigliere Valastro, non dice cose fuori di senso, che dice a tutti non è stato approvato. Il suo non è stato approvato è dovuto al fatto che nulla si è fatto. Allora, se noi approviamo delle cose in Consiglio Comunale e poi non facciamo niente, cioè io non accetto, con tutto il rispetto di Antonella, non accetto che si dica la consigliera Pasquini. Non accetto queste cose qui, che già subito parte che non va bene questa mozione. Benissimo, sei libera, consigliera Pasquini, sei libera di dare il tuo giudizio positivo e negativo. Siamo in democrazia, per l'amor di Dio. Ma per piacere, lasciatemi a me quello che io penso di questa richiesta che io faccio alla città. Quindi, su tutto il resto, non voglio entrare in merito a nessun'altra cosa, perché... approvare in Consiglio Comunale un qualcosa e poi non fare niente è come non aver approvato nulla. Grazie.